No, dove è finito il calendario? Era qua. Ah, l'ha rimesso di là. Lunedì, iniziamo questa settimana con una gioia o con una delusione? Gioia, Thanos Pandi Zenzero. Ho fatto un veloce salto in ufficio dove ho recuperato questo bellissimo cappello di Natale e ho avuto l'informazione che il video, si può fare, non è ancora possibile pubblicarlo. Raga, non so quanto dobbiamo aspettare. Finché Google dà l'approvazione, noi non possiamo rimetterlo online. E adesso sto andando al basement da Gianluca Gazzoli che fa una piccola festicciola di Natale. Sono in mega ritardo e nonostante ciò ho deciso di allungare la strada per passare da Centrale perché ho letto che l'hanno tutta addobbata carina Natale, tipo villaggio di Natale. Voglio andare a vederla. Molto carino, molto natalizio. E adesso andiamo al basement che sono in ultra ritardo. È Sa, stato sa, super. prova. Che bello che sei, Franz. Vero? Boh, no, rifallo, rifallo. Cosa? Sembravi una statua di cera. No, sembravi qualcuno. C'è stato un momento che con la luce sembravi finto. Ma un finto bello. Vai. Auguri. Auguri. Quando uscirà questo video? Martedì, auguri. Quindi sarà prima di Natale. Dopo. Ah, allora basta, già andato. Bella festicciola, abbiamo anche girato una puntata speciale natalizia del Passa dal Basement e fine giornata. Martedì 20, ne mancano pochissimi. Tor natalizio. Bello. Porco Giuda, che freddo che fa oggi. Lo ammetto, in queste condizioni è un po' una tortura la bicicletta. Sto andando in Garibaldi per un'attività, diciamo, di beneficenza. Però onestamente in questo momento non saprei darvi le giuste informazioni, quindi arrivo, mi faccio raccontare e poi vi racconto anche a voi. Facciamo così. Allora, praticamente in piazza 25 aprile, Porta Garibaldi, fino al 24 dicembre potete trovare questo stand di Subaru. Come funziona? Scrivete un vostro ricordo sulla cartolina e lo mettete nella cassetta delle lettere. Dopodiché, se vi va, potete anche scattarvi una foto ricordo. Ma la cosa importante è che per ogni persona che lascia un ricordo sulla cartolina, Subaru donerà 1 euro all'associazione AIMA, un'organizzazione no profit che sostiene i malati di Alzheimer e le sue famiglie. Iniziativa molto carina, speriamo che passino in tante persone. Comunque sono un pirla, perché questa attività è fino al 24 dicembre e questo video esce dopo e non potrete più passare. Mannaggia, l'ho raccontato anche nelle storie su Instagram, quindi ne approfitto per dirvi, seguitemi anche su Instagram, chiocciolinajaser182. Ammetto che questa sera io sarei uscito anche molto volentieri, nonostante il freddo, ma non ho trovato nessuno con cui uscire e da solo non so dove andare. E quindi, seratina nerd. Finiamo così questa giornata. Mercoledì, gli ultimi 4, non voglio più doppioni. E forse devo imparare a stare zitto un po' di più. Che palle. Abbiamo creato l'omino di pan di zenzero con la casetta di pan di zenzero. Buono. E c'è la ricetta sul canale. Vado a montare un po' adesso. Non si può fare, ma ho tanti altri video da dover montare. Tipo questo, tipo la ricetta e tipo tutti quelli arretrati. Incredibile ma vero, è sera, fa freddo, non sto andando ad un evento, ma sto comunque uscendo. Eccoci, caro Igor. Sempre naturale. Tra l'altro, vorrei far notare la difficoltà del stare in tre in un tavolo rotondo gigante per otto, che non sai come disporti. Molto, molto buono quel cocktail. Mi sa che ci tornerò a Colleti. Anche il cibo era mega buono. Fine giornata. Giovedì, siamo agli sgoccioli. Wow! È uno dei più belli che sia mai uscito. E con un salto reale che diventa anche salto temporale, siamo a Verona. Praticamente ormai da qualche anno che facciamo questa tradizione che il 22 dicembre, la notte del 22 dicembre, la passiamo a Verona tra i mercatini di Natale. Però prima passiamo dall'hotel a lasciare giù gli zaini. Ci sei? No. Ah, e andiamo subito con il room tour. Apriamo la stanza con questa scalinata perché abbiamo la stanza panoramica sulla torretta. Qui abbiamo il letto, una mini scrivania, il bagno privato, andiamo a vederlo, altri gradini. Che carino! E adesso andiamo a vedere la vista panoramica. Figo. Molto figo. Ed è molto anche Assassin's Creed perché volendo tu da qua salti sul tetto e ti fai il tour della città tetto in tetto. Usciamo. Siamo presi 1 chilo di taralli assortiti, avevamo già preso anche l'anno scorso, quindi sapevamo che ci piacevano, ci erano piaciuti molto. Però l'anno scorso c'era un signore molto simpatico a servirci, motivo per cui siamo anche tornati quest'anno. Ci aveva convinto con la sua simpatia, oltre che con la bontà dei taralli. Quest'anno invece c'era una signora un po' spenta, un po' smorta, experience meno interessante. Io ho perso l'eti nel mentre. Ah, l'hanno placcata per fare una foto. Ok, bom 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 bom. Oh, la merenda dei campioni. Jingle bells, jingle bells.
per chiudere la giornata andiamo a farci un cocktail al The Soda Jerk. Questa è una super chicca per chi mi segue da almeno 4 anni. Quando facevo Cucina da Uomini c'era una rubrica Barman, io ero l'autore di quella rubrica e il volto era questo Claudio Peri, che è il proprietario del locale in cui stiamo andando. E io non lo vedo dall'ultima volta che abbiamo girato insieme un episodio di Barman. C'è sempre questo ingresso molto losco, come se fosse un secret bar che devi tipo bussare per poter entrare. Io ho preso un Brazzers, tipo un Irish Coffee. Lei ha preso un Peacock, che è questo qua, dovrebbe essere dolce. È stranissimo perché senti sulla schiuma la Guinness, però c'è un sacco di cioccolato ed è molto lattoso. Ed eccoci qua, con il mitico Peri, dopo 4 anni. Adesso andiamo dietro il bancone e rimettiamo su Barman. Oppa! Mi era mancato Oppa! Questo ascensore è molto veloce. Ma soprattutto pratico. Fai vedere. Devi tenere premuto il tasto, sennò... No, non va. Fine giornata. Venerdì, buongiorno da Verona. Ah, adesso di giorno si vede bene l'arena, i gradoni. Diamo il via alle mangiate di Natale. Frittella alla Nutella. Ok. Questa è la felicità. Qua la nostra gitarella natalizia a Verona. Torniamo a casa e dobbiamo aprire la penultima casellina. Dai, ma puoi mettermelo alla fine? Che amarezza. E siamo subito fuori casa per la cena di Natale di The Show. I pip. Urrà! Era quello di dire. No, uno basta. Il montaggio, ripetilo 3 volte, capito? I pip. Urrà! I pip. Urrà! I pip. Urrà! Buon Natale. Mamma mia che bella mangiata. Abbiamo proprio dato il via alle abbuffate natalizie. E finiamo qua la giornata. Sabato, la vigilia, siamo giunti alla fine di questa avventura. Spider-Man Natale. Stupendo. Come tradizione vuole, adesso guardiamo Festa in Casa Muppet. E si parte per il Natale. La vigilia la passiamo con la sua famiglia. Ma la cosa più importante è che adesso ci stiamo per ricongiungere con... Piccola Maya. Ciao, bellissimo. Hai fatto la brava tu? Posso pilotarla? Sì. Madonna. Vieni, vieni con me. Ah, che belle le tradizioni. Una poltrona per due. Auguri. Proprio per me. Grazie. Cos'è, Mati? Wow. Che bello. Esistono ancora i Tamagotchi. Pazzesco. Vabbè, io la uso. Un book nook. Ora però mamma sta morendo di... 25 dicembre, domenica, buon Natale. E adesso sto andando a casa dei miei genitori. Let's go. È Natale. Cambio macchina. Pit stop a prendere il fratello. Hola. Che bella la ghirlanda Lego stampata in 3D. Vai, andiamo. Si va dagli zii. Cosa c'è dentro? Sì. Vado a casa, ok. Siamo pieni di cibo del Cloud. Che il Cloud non c'è. Lui è questo chef che prepara, ci dona il cibo e poi sta nell'iperuranio. Vi faccio vedere. Siamo 4 cugini. Questo qua sono io. Questo qua è Claudio. Ha una gastronomia. Lui però non è presente adesso perché è... Boh, non so dove sia. Dov'è Claudio? Non sappiamo perché non sia qua. Eccolo! Cane. Guarda qua, la triplice torta per 40 anni di matrimonio, 60 anni della mamma, 65 anni del papà. Guarda qui la festeggiata, 60 anni, che splendore. Oh, e allora festeggiata. 65 anni, portati un po' meno bene, ma ci abbiamo anche questi. Questo è, accontentatevi. 34 sul mercato, portati molto bene. Auguri. Dove sono state prese le foto dei numeri? Guarda qua, stock. Oh, il watermark. Ha preso la foto da internet. Qui un grafico muore, io nello specifico. Questo è il momento unboxing delle carte Pokémon, sponsorizzato da Gastronomia Il Cloud, che ha offerto tutto il pranzo di Natale. Oh, abbiamo ben 3 bustine di Pokémon. 2. 3, no, 3, 3, 3 bustine di Pokémon Go. 3 bustine di Pokémon Go. Aspetta, tu sai come si fa la... Io non l'ho mai fatto. No, sai che si fa e si mette dietro. Io vado a memoria. Si mette una testa in giro. 1, 2, 3 e si mettono in fondo. Non mi ricordo.
Oh, ricerca del professore. Non sappiamo se vale. Ragazzi, olografica è bella, a me piace, quindi vale. Mandi via veloce tutte quelle scarse. Ah, hai ragione. Però c'è passata questa, che forse è quella bella del pacchetto. Allora ho sbagliato. L'Arbitar, Weavisaur, Fantasia. Ma che bello. Squirtle carino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, perché era tipo... Boh, vabbè. Vabbè, non so. Mischiate a caso. Non lo so. Abbiamo beccato la rara. No, ma non è la rara. Bella. Ok, questo abbiamo sculato. Era lei. Dragonite è €11,90. Allora, 7,90. 7,90. 7,90. La ricerca accademica esiste in 1000 versioni con 1000 professori diversi. La nostra è 19. Porca vacca, quella vale di più. Quindi il valore delle rare, 39,70. E il prezzo della Pokéball, 18,90. Abbiamo superato di gran lunga, abbiamo raddoppiato il valore del... Questa scoperta potrebbe farmi tornare nella droga delle carte. No, giochi una volta e poi se hai vinto esci. Potrei trovare Charizard. No, cioè tu mi hai regalato una dose e poi mi hai chiesto di smettere. All'insaputa è sbucato dal nulla questo tin di Arceus. Dove l'hai trovato? Dove l'hai trovato? Qualche cantina? No, c'è un Arceus che dopo andiamo a vedere quanto vale. Un Darkrai. Bello. 19, non male. Anche questa siamo a 20 euro. 60,75. È un bel bottino anche queste qua, eh. Direi che questi spacchettamenti sono andati super bene. Vai, dimmi. No, vai, dimmi dove siamo. Siamo da il Cloud, finalmente. Eccoci qua, lo sponsor di questo Natale. Esatto. Ah, finalmente vengo anch'io nella boutique del cugino. Vi spiego, ogni Natale noi facciamo la foto dei cugini, no? Da diversi anni c'è questa tradizione. L'idea è di farla in vetrina per omaggiare la nuova attività del cugino. Ultimi minuti di Natale. Quanto manca? 14 minuti. È un Garpez originale da 600 euro. Ora, sul Garpez scherzavo, ma sul prezzo? Mi sconvolgete così tanto. Ma vai a comprare un Titanic dell'Euro, costa più di un Pinocchio, Beh, vuoi mettere avere un Millennium Falcon contro avere un Pinocchio così in casa? Puoi farci di tutto con un Pinocchio del genere. Siamo quasi pronti. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi anche questa settimana. Grazie per tutti gli auguri di Natale. Questo è l'ultimo video dell'anno che vedrete. Ne approfitto per dirvi buon anno e grazie mille per avermi seguito in tutto questo 2022. Ci vediamo nel 2023 e vi saluto con questa foto natalizia. Cosa stanno facendo? Ed ecco a voi la foto. Buon Natale, anche se un po' in ritardo.